Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 49 e 50, 10 e 11 marzo del 1900. Questa mattina, avendo fatto la Santa Comunione, vedevo il mio caro Gesù bambino con una lancia in mano, in atto di volermi trapassare il cuore. Siccome avevo detto una cosa al confessore, Gesù, volendomi rimproverare, mi ha detto: «Tu vuoi causare il patire. Ed io voglio che incominci una nuova vita di sofferenza e di ubbidienze». E mentre ciò diceva, mi ha trapassato il cuore con la lancia e poi ha soggiunto: «Come il fuoco arde secondo le legna che vi si mettono, e così tiene maggiore attività nel bruciare e consumare gli oggetti che vi si menano dentro, e per quanto è maggiore il fuoco, altrettanto è maggiore il calore e la luce che contiene, così l'ubbidienza, per quanto è maggiore, altrettanto l'anima si rende abile a distruggere ciò che è materiale, e l'ubbidienza
come a molle cera le dà la forma che vuole. Continua quasi sempre lo stesso. Questa mattina vedevo il mio buon Gesù più afflitto del solito, minacciando una mortalità di gente, e vedevo in certi paesi che molti ne morivano. Dopo sono passata dal purgatorio e, conoscendo un'anima defunta, l'ho interrogata su varie cose sopra il mio stato, specialmente se è volontà di Dio il mio stato, se è vero che è Gesù che viene oppure il demonio, perché le ho detto: siccome tu ti trovi innanzi alla verità e conosci con chiarezza senza che ti puoi ingannare, puoi dirmi la verità dei fatti miei. Ed essa mi ha detto: non temere, è volontà di Dio il tuo stato e Gesù ti vuole bene assai, perciò si benigna di manifestarsi con te. Ed io, proponendole alcuni dubbi, l'ho pregata che si benignasse di vedere innanzi alla luce della verità se erano veri o falsi, e mi facesse la carità di venirmelo a dire, e se ciò facesse, io in ricompensa le farei celebrare una messa in suo suffragio. Ed essa ha soggiunto: se vuole il Signore, perché noi stiamo tanto immersi in Dio che non possiamo neppure muovere le ciglia se non abbiamo da Lui concorso. Noi abitiamo in Dio come una persona abitasse in un altro corpo, che tanto può pensare, parlare, guardare, operare, camminare, per quanto le viene dato da quel corpo che le circonda da fuori. Perché a noi non è come a voi, che avete il libero arbitrio, la propria volontà. Per noi ogni volontà si può dire cessata. La nostra volontà è solo la volontà di Dio. Di quella viviamo, in quella troviamo tutto il nostro contento, ed essa forma tutto il nostro bene e la nostra gloria. E mostrando un contento indicibile di questa volontà di Dio, ci siamo separati. Brevi capitoletti, anche questi, ma molto profondi e molto densi, soprattutto il secondo, che contiene alcune cose momentaneamente inedite nell'ambito dei primi tre volumi. Sarà bene trattarlo quindi con profonda considerazione. Il primo capitoletto. Un'esperienza già conosciuta, mistica straordinaria di Luisa, quindi la trafittura del cuore, la cosiddetta transverberazione in teologia mistica, che è un'esperienza del tutto singolare, del tutto particolare, forse sarà il caso di spendere due parole su questa, e poi però una nuova lezione di Gesù sull'obbedienza, anche perché l'antefatto, ecco, sia del discorso di Gesù che di questa esperienza sono le sue parole: voglio che incominci una nuova vita di sofferenze e di ubbidienze. La trasverberazione non è altro che il riprodurre l'anima, la trafittura del costato da parte di nostro Signore Gesù Cristo, cioè Gesù è stato il primo ad essere trafitto al cuore. Sappiamo che Gesù è stato trafitto al cuore quando non poteva più sentire dolore perché era già morto, e la trafittura al cuore di Gesù è stato un dolore immenso per la Madonna quando si è accorta di questa esperienza, ed è stato un dono per noi, perché dal costato e dal cuore aperto di Gesù sono sgorgati, come tutti sappiamo, il sangue e l'acqua, che sono il simbolo in senso forte perché li contengono realmente i due sacramenti principali, ecco, della vita cristiana, che sono il battesimo e l'Eucaristia, il sacramento che serve principalmente per la remissione dei peccati, l'infusione della grazia, che è il battesimo, e per l'alimento nella vita della grazia, il sacramento dei vivi per antonomasia, che è l'Eucaristia. Questa esperienza è stata rivissuta, ecco, da vari santi, sia gli stigmatizzati che anche i non stigmatizzati. San Francesco è stato trasverberato il giorno dell'impressione delle stigmati, ma anche Santa Teresa d'Avila, che è uno dei casi più famosi di trasverberazione, è stata trasverberata, ma non era stigmatizzata Santa Teresa d'Avila. C'è un caso nella storia della Chiesa che è San Pasquale Bailon, no,
No, credo San Carlo da Sezze più che San Pasquale Bailon. Uno dei due, ma credo San Carlo da Sezze, che ha vissuto l'esperienza, sì, San Carlo da Sezze, che ha vissuto l'esperienza unica, inedita per ora nella storia della Chiesa, della trasfigurazione direttamente dall'Eucaristia. Essendo devotissimo dell'adorazione eucaristica e dell'Eucaristia, è partito un raggio dall'Eucaristia, proprio dall'ostia consacrata, che ha trasverberato il cuore. Ora, questa esperienza è da un lato una partecipazione, perché per chi la riceve è un'esperienza molto dolorosa. E il fatto della sofferenza nel cuore, ecco, indica proprio, il cuore trafitto indica proprio una sofferenza causata principalmente dall'amore, no? Dalla carità. Sappiamo che tante volte durante le ore della Passione Gesù ha detto che tutte le sofferenze che ha vissuto, sia quelle esteriori, sia anche la passione terrificante interiore di cui parla e che racconta, sono niente in confronto alla passione che gli diede l'amore. Ricordo quest'amore che ha bruciato veramente il suo cuore e che gli ha causato dall'interno una sofferenza enorme, insomma, no? Perché l'amore gli faceva sentire al vivo, ecco, tutte quante le conseguenze dei peccati delle creature, il male che si fanno, no? Male in cui era coinvolto, diciamo così, proprio a causa di questo suo amore infinito e immenso. Sicuramente nella trasfigurazione questa cosa viene partecipata all'anima che la riceve. È vero che anche si trova in Santa Veronica Giuliani sviluppato questo tema, è anche una ferita di amore, cioè nel senso che si dice, no? Anche in amore, tu mi hai ferito il cuore, ma hai. È un'espressione che si legge nel Cantico dei Cantici, no? Per cui questo tipo di particolare, ecco, di esperienza soprannaturale, come dire, rinsalda, rinforza, ulteriormente i legami di amore tra Gesù sposo e l'anima che riceve questa grazia e questo dono. Per cui, come in tantissime esperienze mistiche, è un mistero di dolore e di amore che vanno sempre. In quanto spose di Gesù crocifisso, ecco, discepoli di Gesù crocifisso, vanno sempre insieme questi due misteri. Dentro questo contesto Gesù di nuovo le parla dell'ubbidienza. Noi sappiamo che l'ubbidienza certamente sempre, quando sentiamo parlare di ubbidienza, è sempre da riferire in primis, anzitutto, e sempre come termine ultimo di riferimento a Dio. Che anche quando si ubbidisce a qualche creatura costituita in obbedienza, si ubbidisce in quanto rappresentante di Dio e perché Dio lo vuole. Ecco, non guardando quindi all'esteriorità, all'umanità, alle caratteristiche, ecco, della persona costituita in autorità, abbiamo detto tante volte, ma semplicemente facendo quello che dice, purché questo non sia oggettivamente contrario al volere di Dio, questo oggi vale soprattutto per le autorità, come dire, non religiose, perché essendo le nostre società completamente laicizzate, cristianizzate, può succedere tranquillamente che una cosa, come dire, lecita per ora, grazie a Dio, quindi per permessa, non sia affatto moralmente possibile, per cui non ci si può appoggiare ad una legge di questo genere per bypassare la legge di Dio, questo è ovvio. Qui chiaramente Gesù fa riferimento principalmente, in questo caso sembra abbastanza evidente, certamente all'ubbidienza a lui, alla docilità nei suoi confronti, quindi l'anima deve lasciarsi guidare da Gesù, anche passando attraverso la sua azione ordinaria che opera attraverso il confessore, alla cui azione, anche quando, ecco, soprattutto quando contrasta la nostra volontà, nei casi in cui, forse sarebbe il caso di ribadirle ancora una volta, insomma, si rende necessaria o opportuna la direzione spirituale, è evidente che Gesù vuole che si sia docili alla persona preposta in autorità. Il caso di Luisa, abbiamo detto tante volte, esperienze particolari, ne è uno. Impegno serio nella santità, deciso, ne è un altro. Discernimento dello stato di vita, ne è il terzo. Molle c'era, ecco,
Tutti noi abbiamo bisogno di essere plasmati. E questo vale per tutti, questo possiamo, è un insegnamento che possiamo e dobbiamo trarre per tutti. Ecco, e c'è la mollezza e c'è la durezza, c'è la ricalcitranza, c'è la resistenza. Cioè la ricalcitranza, la resistenza, l'ostinazione, la caparbietà, la testatura, ecco, sono tutte proprietà del vizio capitale della superbia. E noi però dobbiamo essere consapevoli. Guai a chi non lo fosse, che siamo tutt'altro che perfetti. E se vogliamo lasciare alla grazia, il compito appunto di formarci e di plasmarci, non possiamo e non dobbiamo avere nessuna forma di rigidità, di trinceramento dietro le nostre idee, dietro le nostre convinzioni. Dobbiamo permettere al Signore che ci monti e che ci smonti come meglio crede. Ecco, sotto questo punto di vista. Quando un tempo ci sono anche tante storie edificanti degli istituti religiosi, l'ubbidienza veniva proprio utilizzata proprio come sistema terapeutico per creare questa disposizione nell'anima, no? Quindi la contrario in continuazione perché deve mettersi in una condizione di indifferenza verso tutto, perché il Signore possa poi operare interiormente e portare l'anima lì dove la vuole. Ecco, questo guardate che. Esperienza che cresce con il crescere degli anni e della vita ministeriale, questo lasciarsi lavorare da Dio è dato da dare tutt'altro che per scontato, perché è una delle cose più difficili che esista, perché l'uomo non rinuncia facilmente alle proprie convinzioni, alle proprie idee, né tantomeno alla propria volontà. Ecco. Anche chi sembra un angioletto. Per tante questioni, state tranquilli che c'è una volontà bella, marcata e convinzioni, idee, modi di fare, abitudini inveterate che è molto difficile scardinare e sostituire con altre disposizioni più gradite al cielo. Ecco, dobbiamo molto pregare per questo, ecco, e chiedere al Signore anche. Se non abbiamo, se non avessimo, insomma, l'ausilio, di una ubbidienza a qualche sua autorità, però che ci doni almeno la grazia di essere interiormente malleabili, molli, flessibili, non rigidi, non chiusi, non tetragoni, ecco, all'azione sanante, purificante. E convertente, se mi si passa il termine, insomma, della grazia di Dio. A questo riguardo, si innesta, l'esperienza assai significativa del secondo capitolo, esperienza di contatto con quest'anima del purgatorio. Ecco, a parte i soliti stati, diciamo, di dubbio di Luisa, ecco, e che appaiono. In qualche momento, insomma, anche un pochino eccessivi, cose, se mi si è permessa, insomma, questa piccola, piccolo passaggio ironico, cose un po' tipicamente femminili, che vedete, tante volte Gesù l'aveva rincorata, sta tranquillo che non è, sta tranquillo che non è, ma io continuo a pensare che, no, queste sono le dinamiche psicologiche tipicamente femminili, no? Che tu una donna una cosa di 500 volte e ancora, ancora dici, ma siamo sicuri? Ecco. Va bene, questa è una battutina, diciamo, stemperante la serietà degli argomenti, no? E comunque, chieda a quest'anima del purgatorio, cioè, vabbè, tu mi dici che è tutto tranquillo, insomma, che è Gesù che vuole che io viva questo stato e mi vuole bene assai, è per questo che mi si manifesta. Però, e poi se mi voglio togliere qualche altro dubbio, insomma, vedi un po'. Se mi fai questa cortesia, te faccio fare la messa dei suffragi. Gli dice così. Ed è molto interessante perché dalla splendida risposta che dà quest'anima, qui ci fa capire come già le anime del purgatorio sono anime sante, no? Come si chiamano? È stupenda e ci fa comprendere molto. Dice, sta attenta. Comincia subito, se vuole il Signore.
già fa capire il messaggio fondamentale che dà, che noi abbiamo l'uso del libero arbitrio fino a quando rimaniamo in questa valle di lacrime. Finita la vita terrena, il libero arbitrio è finito. Ed è finito sia per i beati, sia per i purganti, sia per i dannati. Non c'è più. Quindi la volontà non si muove più dallo stato che aveva al momento della morte. Perché se era in grazia, anche se ha delle cose da purificare, la volontà divina la attira in sé. Ecco, con questa metafora, non trovo evidentemente termini per esprimersi, ci sarebbe come se noi abitiamo in Dio, come se una persona abitasse in un altro corpo. Cioè, immaginate, no? Immaginiamo se noi abitassimo nel corpo di un altro, saremmo completamente soggetti a quello che l'altro fa. Cioè, non potrei dire voglio muovere la mano. No, uno deve dire il titolare dell'altro corpo. Io non la posso muovere la mano. Per cui se il titolare dell'altro corpo voglio muovere la mano, non lo dice, la mano non si muove. Però questa mano è mia perché io sto di là, fa niente, ecco, punto. Ecco, così per quanto riguarda il pensare, il guardare, l'operare, il camminare, eccetera, eccetera, no? Zero. Perché la nostra volontà è solo la volontà di Dio. E questo ci fa anche comprendere come quanto è bello e quanto è meritorio vivere nella volontà di Dio qui. Perché qui in questo mondo noi possiamo distaccarcene, perché abbiamo il libero arbitrio. Ma nell'altro mondo no. E nell'altro mondo la beatitudine, che è il vivere nella divina volontà, la si vive addirittura in purgatorio. Di quella viviamo, in quella troviamo tutto il nostro contento, ed essa forma tutto il nostro bene e la nostra gloria. Qui, certo, la volontà di Dio si manifesta in quello stato interiore di felicità inalterabile e di pace inalterabile, che sono dei tesori preziosissimi, certamente, no? Però noi non sempre, anzi quasi mai, perché stiamo comunque immersi nell'orizzonte della fede, possiamo vedere tutta la bellezza della divina volontà, non vediamo le sue benefiche azioni, le sue benefiche conseguenze, eccetera, eccetera, no? Ecco, il purgatorio qui non spiega se questo si vede. In paradiso certamente sì, cioè perché nel paradiso i beati si beano della divina volontà perché ne vedono la perfezione assoluta in ogni minimo dettaglio. E tutte quante le domande che noi ci portiamo e che a volte stoltamente facciamo. Tutti quanti perché, per esempio, no? Nella meditazione di ieri si faceva riferimento a fare attenzione, come dire, alle forme indelicate, anche nel, non soltanto nei rapporti fraterni, ma nel rapporto con Dio. Cioè ci sono domande che a Dio in primis non si fanno, non si devono fare, non si possono fare, perché non appartengono alla vita terrena. Cioè, a queste domande Dio non dà risposta in questo mondo, perché se lo desse, noi perderemmo il merito delle nostre azioni e staremmo già in paradiso. Cioè, perché è morto mio cognato in queste circostanze drammatiche, o mio cugino, o mio fratello, o mio padre? E perché questa malattia non comprensibile? Cioè, sto dicendo le cose un attimo più classiche. Allora, noi qui, a questa domanda qui Dio non risponde, perché la risposta a questa domanda è: Dio sa perché, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Così risponde un figlio di Dio. E anche io, questo è una cosa mia personale, insomma, non è una considerazione, no? Cioè, tutte le forme possibili di sofferenze, di croci, quindi, che viviamo in questo mondo, comprese quelle legate a esperienze drammatiche, di lutti, di malattie, di cose orribili, sono sempre lacrime temperate, io le chiamo così, d'accordo? Perché sono lacrime da un figlio di Dio, piante nella divina volontà, quindi, cioè, perché
Per quanto si tratti di un dolore lancinante, grande, tutto quello che vogliamo, se io perdo la bussola e dico, attenzione, questo dolore non si è svolto al di fuori della divina volontà. Questo noi dobbiamo sempre mettercelo in testa, questo qui, in tutte le cose. Cioè, il fondamento della serenità, della calma e della pace, basti pensare a cosa è stata la vita di Gesù e di Maria, è sempre questo. È certo che interagiscono le forze del male, è certo che molte volte gli uomini i guai se li vanno a cercare con la propria volontà, tutto certo, d'accordo? Però nulla sfugge alla mano di Dio, capito? Nella sacra pagina, nulla. Per cui anche tutto quello che si muove sotto gli esiti, gli esercizi balordi, sbagliati del libero arbitrio, come San Paolo scrive nella lettera ai Romani, dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Cioè la cosa che noi dobbiamo, a cui dobbiamo fare attenzione, è curare l'amicizia con Dio e la vita di grazia, quindi diciamo vivere una vita benedetta, quindi sotto l'oggetto della premura dell'Altissimo. Ecco, in modo tale che possiamo stare così moralmente certi che anche quando ci si scatena contro l'inferno in maniera, come dire, dipendente dalla cattiveria delle creature, un po' come è successo a Gesù nella Passione, è tutto sotto controllo. Quindi non lo vedo adesso, ma tutto si volgerà in bene. E questo non vederlo adesso, che è il fondamento del merito. Se io stessi già in paradiso, mentre piomba questa tribolazione, questa prova, questa disgrazia, mi risulterei di gioia indicibile perché vedrei oltre, vedrei dopo, vedrei i frutti che produce, vedrei il bene che fa, che qui non si vede. Allora andare a fare, ecco perché non si chiede a Dio perché. D'accordo? Ed è peccato dirlo, perché è un'indagine sottratta, così come chi va a indagare sul futuro e comincia ad andare dai maghi, dalle cose, vuole conoscere il futuro è nella divina volontà, la divina volontà, come dire, è al di sopra del tempo, al di là del tempo, per cui conosce perfettamente tutto, presente, passato e futuro, ma questa non è una dimensione propria della vita terrena. Perché Dio non vuole che si indaghi sul futuro. In nessun punto di vista, anche certe forme morbose oggi, molto dilaganti, profezie, eventi futuri, le persone si inquietano, chi lo sa che va a succedere, fine del mondo. Cioè, queste non sono cose che vengono dalla divina volontà. Cioè, le profezie, anche quelle là bibliche, sono state tutte quante volutamente da Dio poste sotto sigillo. Cioè, non si capisce niente di quelle, fino a quando non viene compiuta. Capito? Questo perché non deve essere il nostro intento di stare lì a angustiarsi che chi lo sa che succede, voglio sapere per forza quello che succede. Questa è volontà umana, non è volontà divina. Oppure le altre forme di voler per forza conoscere quello che succede nell'aldilà, i morti, ci sono delle cose anche molto molto gravi che si fanno, no? Le sedute spiritiche, che sono pratiche divinatorie, l'andare a consultare, io so per certo, no? Fenomeni strani, le scritture automatiche, i registratori. Cioè, perché? Per la mia smania di voler per forza entrare a contatto con un mondo che ordinariamente mi è precluso. Questa esperienza che ha fatto Luisa è un'esperienza straordinaria, d'accordo? Ma le esperienze straordinarie Dio le concede come quando vuole a chi vuole, d'accordo? Quindi angustiarsi per questo, voler per forza sapere, cioè, la sorte dei nostri cari in maniera morbosa, è un'altra cosa che il Signore non vuole che noi ci indaghiamo ora, perché quando staremo nel regno della verità, quindi quando qualunque verità dovessimo sapere non ci farebbe male, ecco. Immaginiamo se uno venisse a sapere su questa terra che c'è una persona, un familiare stretto che è dannato, starebbe male, no? Gli prenderebbe l'infarto. Ma quello che raccontano, e c'hanno ragione gli esperti, cose sante, quando uno si trova in Dio e unito strettamente alla sua volontà, quindi che vede tutte le cose, la stessa notizia non darebbe quegli effetti così devastanti. Per cui Dio l'ha riservata la conoscenza all'altra vita, non a questa.
Ecco, se noi ci mettessimo veramente in testa per fede quello che i beati e anche i purganti conoscono per conoscenza reale, cioè che non ci si deve muovere per nessun motivo al di fuori della divina volontà e vivere su questa terra come loro, di quella viviamo, in quella troviamo tutto il nostro contento ed essa forma tutto il nostro bene e la nostra gloria. Questo è un passaggio fondamentale, vivere immersi nella divina volontà, anche nella vita quotidiana, che è una cosa importantissima. Cioè, è uno dei capisaldi della vita nel divin volere. Cioè, rendersi conto che tutto quello che ci si muove dentro e fuori di noi è soggetto ai divini voleri. E quindi viverlo in maniera differente. Cioè, la vita, una vita che abbia radicata questa profonda convinzione, ovviamente una convinzione, come dire, conseguente alla fede divina e cattolica, e qui non ci vogliono le rivelazioni private di Luisa, cioè, d'accordo, una rivelazione privata, ricordiamo sempre che non fa altro che focalizzare, dettagliare, esplicitare una verità di fede divina e cattolica che è già contenuta nella rivelazione, eh? Quindi che ti dà alcune dritte per capirci un po' meglio, noi ringraziamo il Signore, ma di per sé è una cosa che fa parte del patrimonio di fede, d'accordo? Cioè che non si muove foglia che Dio non voglia, come le nostre nonnine, che avevano molto più fede di noi, dicevano e dicevano bene, fa parte del nostro patrimonio di fede. Siamo noi che lo diciamo magari a pappagallo, ma non viviamo di conseguenza rispetto a questa verità. Ecco, quindi quel libero arbitrio che noi abbiamo qui diventa una fonte di meriti infiniti, perché ciò che le anime beate e purgante fanno naturalmente e ovviamente, come tanti padri della Chiesa hanno spiegato, quindi essere fusi con la volontà di Dio non potendosene distaccare neanche in un nulla, ma perché tra l'altro ne comprendono la follia assoluta che sarebbe, capito? Nessuno sarebbe così matto da fare un gesto assurdo, ecco, noi invece lo dobbiamo vivere come atto di fede e come adeguamento continuo del nostro libero arbitrio che in ogni momento può uscire dalla divina volontà, espressione tecnica usata da Luisa, no? Può distaccarsi, può contrastare la divina volontà e non lo fa e impara piano piano a non farlo o a farlo sempre meno e con sempre meno frequenza e con sempre meno e gravità, ecco, quindi passando dai peccati mortali, quelli veniali, poi l'imperfezione, poi l'imperfezione volontarie, e poi sempre meno, sempre meno, sempre meno, e così si compie il processo della nostra santificazione. Chiediamo al Signore, ecco, mostrando un contento indicibile di questa volontà di Dio, ci siamo separati, che ci doni la grazia di poter comprendere come l'unico contento davvero indicibile sia il riposare nella divina volontà e vivere di essa sola. Ben obbedientissima e Divina Maria, tu fosti sempre ciramolle nelle mani dell'Altissimo, flessibilissima e adattissima, ecco, a muoverti ad ogni minimo cenno della Divina Volontà, in maniera assolutamente unisonante e perfetta. Ecco, aiuta anche noi, piano piano, a muoverci in questi mistici e divini orizzonti. E pur liberamente a concepire tanto orrore per la nostra volontà umana e
tanto amore, ecco, e desiderio, fermissima risoluzione di volerla sempre seguire e sempre meglio conoscere nei confronti della Divina Volontà. Perché possiamo davvero vivere in lei e di lei, acquisendo tutti quanti i meriti che anche tu acquisisti in maniera, insomma, assolutamente a noi inconcepibili, che deriva dalla possibilità permanente nel nostro libero arbitrio in ogni momento di distaccarci da essa, cosa che non vogliamo fare e che ti chiediamo la grazia di ottenerci di mai fare nella nostra vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.